sindaco, un consiglio comunale molto toccante, all'ordine del giorno un punto molto importante, la tutela dell'immagine del comune di Farindola, che mi fa onore. Sì, c'è molta commozione in tutta la comunità perché stiamo ancora vivendo giorni difficili e chiaramente passare per i colpevoli di turno questo non lo possiamo accettare. Farindola, come ho detto più volte, è la 30ª vittima di questa sciagura, sarà difficile ripartire, sarà difficile dare un futuro ai nostri cittadini e ricreare tutto quello sviluppo che Roberto e la sua famiglia avevano portato su quell'hotel. E non ci stiamo a passare come i capri espiatori perché noi vogliamo la verità, se ci sono delle responsabilità è giusto che vengano approfondite e accertate in sede giudiziale, ma non possiamo subire processi mediatici di cui non siamo assolutamente responsabili. Un passo molto importante del suo discorso è stato proprio quello su Roberto, una persona che dovrebbe essere ricordata da tutti perché ha portato a Farindola veramente tanto amore e posto di lavoro per tutti i giovani ragazzi. Roberto è stato un luminare per Farindola perché è partito dal nulla per realizzare un paradiso e ha lottato veramente contro tutti, a volte anche contro le istituzioni, contro la provincia per avere la pretesa di una strada pulita e la pretesa di una viabilità adeguata a quello che lui stava realizzando, ed è partito dal lontano 2009 realizzando questa struttura e nel tempo è riuscito a fare con per bellezza e qualità. La situazione a Farindola logicamente resta critica. Come sta andando avanti la situazione e che cosa sta facendo il Comune? La situazione resta critica per le numerose frane che stanno avvenendo in questi giorni. Abbiamo l'SP10 interrotta prima del centro storico e che crea notevolissimo disagio. Altre situazioni di pericolo che saranno approfondite nei prossimi giorni. E lentamente sta rientrando la dorsale elettrica con la sostituzione dei gruppi elettrogeni e il ritorno da linea. E per quanto riguarda la situazione frane, coinvolge in maniera drastica anche la rete idrica e quindi con dei servizi specie per la vallata.